sulle attività produttive del Comune di Napoli. Come vi dicevo all'inizio, una persona che ha voluto molto questa conferenza a Napoli, e quindi a lui la parola. Buongiorno. Innanzitutto porto i saluti del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, oltre che ovviamente del sottoscritto. Ringrazio tutto lo staff di Expo dei Popoli, in particolare Gesué De Salvo, Maso Notariani, per avere confermato la sede di Napoli come una sede per il secondo tour, il secondo giro di manifestazioni di Expo dei Popoli. Vi ringrazio di aver scelto Napoli non per una manifestazione conclusiva, non lo è nei fatti, nel senso che alcune altre tappe sono già iscritte nel calendario di Expo dei Popoli. Spero e mi auguro che non lo sia anche nella realtà successiva, perché l'esperienza che voi siete riusciti a mettere in campo in questi mesi è davvero un'esperienza di carattere straordinario. E immaginiamo che i temi oggetto di questa lunga camminata, questo lungo percorso in giro per l'Italia, sono temi, ma la discussione di oggi ampiamente, se dovesse servire, ha confermato ampiamente, sono temi che hanno una portata che è di gran lunga superiore alla dimensione di un qualche mese di attività, ma guarda ovviamente alle prossime tappe e a prossimi appuntamenti. Devo dirvi grazie per aver scelto Napoli, anche considerando Napoli, per quanto mi riguarda, non come un luogo delle tante contraddizioni dello sviluppo moderno che mette insieme obesità e fame, sfruttamento e ricerca di piste diverse, come è per la grande parte delle grandi città italiane, ma anche come un laboratorio concreto nel quale si sperimentano una serie di cose. Poi, rispetto al ringraziare per aver scelto Napoli, abbiamo cercato di accogliervi in una sede che è molto bella, peraltro una sorta di immersione totale, perché non vi sarà sfuggito che mentre siamo qui c'è una mostra meravigliosa che si chiama Magna, che è esattamente sui temi dell'alimentazione, ripercorrendo i tratti identitari della città dal 1700 in poi. A fianco c'era l'antico refettorio, vi prego di notare le dimensioni in lunghezza e larghezza del complesso. Poche ore fa si è chiuso il festival della dieta mediterranea, insomma siete dentro ad una immersione totale e completa della nostra discussione. Comincio ad affrontare rapidamente gli argomenti, do i titoli: l'acqua, la scuola, le distanze, il futuro. L'acqua. Napoli è l'unica città che ha dato corso al referendum sull'acqua, nel senso che noi, al termine degli esiti referendari, l'attuale giunta ha superato una società per azioni pubblica che gestiva l'acqua per costruire un'azienda speciale ABC, acqua bene comune, che gestisce l'acqua pubblica nella città di Napoli. Inoltre a Napoli, Napoli città in predissesto, Napoli città che ha presentato il piano di rientro. Quando abbiamo ereditato il passaggio di amministrazione, ci siamo trovati con un debito di un qualche importante miliardo di euro e quindi con difficoltà di tutti i tipi. Stiamo rispettando quel piano di rientro, le uniche città che lo stanno rispettando sono Napoli e Bari, non se ne parla molto ma è già indicativo e significativo. Stiamo in questa fase recuperando un po' e per esempio stiamo disseminando la città di luoghi di fontanelle pubbliche, perché di nuovo l'acqua pubblica non lo è solo nella sua gestione, lo deve essere anche nella sua fruizione. E a me pare che questo elemento dell'acqua pubblica sia una questione che nel dibattito italiano non può sfuggire, perché una contraddizione c'è. Il popolo italiano si è pronunciato e ha detto la gestione dell'acqua deve essere pubblica. Poi è cominciata una discussione di carattere etereo, per cui quel voto improvvisamente si è dissolto e nel 99% delle situazioni era come se tutto fosse come prima. A proposito di democrazia, partecipazione e mandati.
Secondo tema, la scuola. Le nostre mense sono mense molto attenzionate. Voglio sottolineare questi aspetti perché uno dei temi con i quali spesso dobbiamo fare i conti quando affrontiamo il vasto mondo dell'alimentazione sono gli stili di vita, oltre che la pubblicità, ne parlerò alla fine. Stili di vita che molto spesso nascono e si sedimentano nelle famiglie, stili di vita rispetto ai quali la scuola può svolgere un ruolo importante ma non esclusivo. Lo dice chi per una lunghissima parte della propria vita ha fatto l'insegnante e godeva del mangiare con i propri bimbi e le proprie bimbe, scusate questo termine proprietario ma è di carattere affettivo e non altro, non solo rispetto al cibo ma rispetto anche al come si mangia, al come si sta a tavola, che è un fatto importante. Perché cito le mense scolastiche? Perché innanzitutto nelle mense napoletane stiamo parlando di qualche cosa come 30.000 pasti al giorno, tanto per intenderci prevale in modo nettissimo la dieta mediterranea. C'è una scelta di merito, non casuale. Secondo, il 40% dei prodotti sono prodotti biologici. Terzo, grande spazio e grande rilievo a tutto ciò che viene dal territorio, ciò che noi chiamiamo in altri termini chilometro zero. Quarto, le vaschette sono interamente biodegradabili. Siamo stati il primo comune nel globo terracqueo a utilizzare vaschette completamente biodegradabili. Tant'è che quando abbiamo fatto il bando di gara, facendolo alla cieca rispetto ai luoghi della produzione, abbiamo scoperto che le aziende che producevano vaschette biodegradabili in realtà erano un numero limitatissimo. Adesso fortunatamente questa esperienza si è tradotta anche, diffusa anche in altri comuni, non possiamo che essere felici di ciò, nel senso che imitare i buoni comportamenti, questo vale anche dagli altri comuni verso il comune di Napoli, è un modo per crescere tutti insieme. Non solo, ma abbiamo introdotto, ampliato e consolidato una funzione che noi affettuosamente chiamiamo lo scodellamento, ovvero per quelle bambine o bambini che amano portarsi un contenitore direttamente da casa in ceramica o altro, in questo caso il pasto viene servito in quel contenitore e quindi di nuovo c'è un'attenzione anche a quello che si chiama il packaging, quindi come dire a dov'è contenuto un cibo e che cosa può essere evitato rispetto a quel cibo. In più, proprio perché dietro al cibo ci siamo detti c'è un modello di crescita del mondo e c'è anche il rispetto del lavoro, sulle mense scolastiche napoletane c'è una politica tariffaria attenta ai diritti e ai bisogni delle famiglie e quindi di conseguenza delle bambine e dei bambini. Troppo le bambine e i bambini che non mangiano a scuola perché la famiglia non può permettersi anche quei pochi euro. Questo è un danno per quel bambino, oltre che una sofferenza perché si esclude per un attimo da un nucleo familiare e viene a meno un momento pedagogico e didattico assolutamente rilevante. In questo caso, pur in quel quadro economico che ho descritto inizialmente, il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, ha votato una serie di politiche tariffarie tali che consentono di avere dei costi limitatissimi o addirittura di essere esonerati dal pagamento in particolari condizioni, proprio perché il valore tutti a scuola a mangiare è un valore, posso dire, democratico, di crescita collettiva e questo valore a nostro avviso va difeso. Terza questione, prima ho giochicchiato un po' nel dare l'indice sulle misure, provo a tradurle. Spreco zero, ovvero un'azione di contrasto allo spreco alimentare. È noto ai più che stiamo parlando di punti di PIL mondiale, che stiamo parlando della distruzione di milioni di tonnellate di cibo, oltre a tutto ciò che c'è dietro, il trasporto, la conservazione, eccetera. Noi abbiamo un protocollo con la Lega delle Cooperative che stiamo estendendo
per recuperare tutto ciò che verrebbe messo da canto dai grandi supermercati per ridistribuirlo nella catena alimentare, soprattutto della solidarietà napoletana, così come da una start-up di Torino ci siamo presi un progetto che si chiama Last Minute, che è sostanzialmente tramite un'app la gestione delle eccedenze alimentari da parte dei negozi. Ho un prodotto in scadenza, lo metto in vendita ad un prezzo particolarmente conveniente e ho 1000 persone che nel frattempo hanno detto mi interessa avere trote nell'arco di 1 chilometro, eccetera, eccetera. In questo modo si crea uno scambio, perché mentre il grande centro commerciale è in un qualche modo attrezzato, noi abbiamo migliaia di sedi commerciali in sede fissa che ogni giorno o molto spesso durante la settimana buttano cibo o prodotto alimentare perché sta scadendo ed è invenduto. Chilometro zero, ne parlava già il ricercatore di Torino, stiamo parlando di mercati del contadino, ne abbiamo una 50 in città e alcuni funzionano in punti importanti tutto il giorno. Stiamo parlando di spazi ad hoc nei nostri mercati, questo è previsto in un regolamento, quindi nei mercati cittadini ci sarà uno spazio ad hoc aggiuntivo per i mercati del contadino. Stiamo parlando degli orti urbani. 00100, la sicurezza. Non solo per i controlli che vengono fatti, questi non dipendono da noi, ognuno il suo, nel senso che abbiamo, diciamo, in città un centro che serve tutto il mezzogiorno, devo dire di assoluto rilievo per quanto riguarda l'esame e le analisi sui prodotti alimentari e in più i prodotti campani, per evidenti ragioni di preoccupazione degli utenti, sono fra i più monitorati. Ma a questo stiamo lavorando tramite, oltre a questo stiamo lavorando con un nostro mercato agricolo, il CAN, Centro Agroalimentare, per diffondere il QR code, per cui dai prodotti in vendita in quel luogo a prodotti in vendita in altri luoghi, con un semplice iPhone sono in grado di capire da dove viene, chi l'ha prodotto, come è stato coltivato o allevato, eccetera, eccetera. Appunti e ho finito per un prossimo lavoro. Due. Il primo, con INAIL stiamo discutendo l'avvio di un progetto di campagna cittadina sugli stili di vita. Perché INAIL? INAIL fa la sicurezza, interviene sugli infortuni, ma nei luoghi di lavoro. La nostra INAIL è, devo dire, molto avanzata e lei per prima ci ha sollecitato su un ragionamento riferito agli stili di vita, che con lei vogliamo estendere la città. C'è il tema dell'assunzione di bevande alcoliche, il tema delle tossicodipendenze, ma anche l'obesità e altri stili di vita hanno un'incidenza sulla propria salute e la salute di nuclei o di persone assolutamente estranee a quel nucleo, quelli che tu incontri. Noi pensiamo che il tema stili di vita dentro ad una comunità sia un fatto importante. Una comunità intesa come la cosa più vasta che c'è, non come qualche cosa di finito, deve essere attenta a se stessa e ai propri componenti. E uno degli elementi importanti è quello degli stili di vita. Sapendo che peraltro sugli stili di vita la pubblicità ha un effetto che è devastante, perché i 4 salti in padella hanno fatto saltare, chiedo scusa della ripetizione del gioco di parola, le 6 ore di cottura del ragù, pensando che in 3 minuti si possa fare un cibo equivalente. E dietro questo abbiamo tutta la serie di altre questioni che toccano sia l'infanzia come l'età adulta, rispetto alle quali, diciamo così, c'è un urto concreto su tutto ciò che riguarda gli stili di vita come una condizione di una vita sana e corretta. L'ultima cosa che è scritta nel libro del vorrei, ma di quel vorrei che si vuole fare, non del vorrei campato per aria, riguarda
la rete dell'offerta enogastronomica. È variamente organizzata da Slow Food, ad altre forme di organizzazione che sono tutte forme ottime. Noi riteniamo, io ritengo, che gli enti locali abbiano, in quanto soggetto organizzatore del territorio, un compito in più, che è quello di chiedere di valorizzare un rapporto dove, diciamo, il cibo che viene offerto è un'emozione e quindi ha un legame forte con il proprio territorio, con la propria identità, col chilometro zero, con la faccia dell'uomo o della donna che hanno lavorato quel prodotto e che ti viene offerto. Di nuovo, la costruzione di una catena che, pur guardando al mondo, è una catena stretta dentro i suoi riferimenti, perché guarda al territorio come elemento identitario, e in questo senso, quindi, di nuovo, in un paese come il nostro, che conosce uno sviluppo del turismo in questi anni assolutamente consistente, e una città come Napoli, che ha una percentuale di crescita ancora maggiore di quella registrata dal nostro paese, questo dato dell'offerta è un dato rilevante. Si può gestire una politica dell'offerta coerente con i valori che qui ci siamo detti e scambiati. Le ultime due considerazioni, appunti, se mi posso permettere, per un futurissimo Expo dei Popoli. Io trovo, Giosuè, geniale, uso in modo convinto questo termine, il fatto che si sia dedicata questa discussione ad un confronto con le città. Non solo perché personalmente ho imparato tanto ascoltando e spero almeno magari una cosettina piccina di poterla averla stimolata io a mia volta, ma perché c'è dietro un concetto modernissimo, cioè siamo in una fase nelle quali lo sviluppo e la crescita passano per le città, che sono quelle che originano questo brutto concetto che è il prodotto interno lordo, producono ricchezza. Io penso che sollecitare un ruolo delle città su questi temi, quindi a coordinarsi fra di loro e ad assumere un maggiore ruolo, un maggiore protagonismo, sia una scelta assolutamente importante. Insieme a ciò, c'è un tema che ha attraversato la nostra discussione quando ci siamo visti a Castel dell'Ovo e che attraversa tutta la riflessione di Expo dei Popoli, che voglio qui riprendere, che è la dignità del lavoro. Il tema dell'alimentazione, il tema della nutrizione, il tema della produzione, della commercializzazione, riguardano l'idea stessa di crescita del mondo. Da questo punto di vista devo dire che l'aria un po' zuccherina e paciosa che si è respirata a Milano, per cui alla fine tutti eravamo buoni, è una questione, come dire, che in molti casi mi ha prodotto più che l'orticaria, nel senso che alla fine questa contraddizione per cui ci sono, a fronte di alcuni milioni di persone obese, un qualche miliardo che è sotto alimentazione, è una contraddizione che grida vendetta al cospetto di Dio. Contemporaneamente c'è un'altra faccia e dedico questa riflessione conclusiva, davvero finito, a chi, ricoprendo ruoli di carattere importante, si è stupito che nel nostro paese ci fosse lo schiavismo. Dico stupito perché il fenomeno dello schiavismo, della riduzione a schiavitù di donne e uomini in agricoltura, è un fenomeno che è stato abbondantemente denunciato da alcune organizzazioni sindacali, in particolare il sindacato degli alimentaristi della CGIL e da dirigenti e da immigrati, alcuni dei quali hanno sacrificato la loro vita per questa denuncia. Allora vorrei prendere esempio da un amico che nel costituire un'associazione definita, autodefinita del latte nobile, hanno deciso che nel chiedere il conferimento del latte loro lo pagavano al produttore qualche cosa in più, perché hanno detto una delle caratteristiche del nostro prodotto non è solo la bontà e la qualità, noi vogliamo anche affermare che chi lo produce è una persona della quale noi siamo rispettosi dei diritti e glieli riconosciamo in quanto tale. Di nuovo, il diritto di chi sta dietro
ad un prodotto è un diritto che vuol portato davanti a quel prodotto, perché è un diritto essenziale per un mondo diverso ma possibile. Grazie.